Circolo Ricreativo Culturale Pinuccio Tatarella, è una giornata molto, molto, molto particolare. E io già, non so se possiamo indugiare sulla soddisfazione che regna sovrana sul viso di Piero Scamarcio. E io stesso sono veramente onorato di essere stato incaricato di consegnarti questo ambitissimo premio. Tu sai già di cosa si tratta, la cassetta d'oro per il milione di copie di cassette vendute. Bene! Piero Scamarcio! Piero Scamarcio. Commovente. Complimenti Piero, veramente complimenti. Grazie Mauro, proprio sono emozionato come un ciuccio di fatica proprio. Vogliamo spiegare agli amici telespettatori in cosa consiste e quale sia il prestigio? Un milione di copie vendute. Abbiamo già detto, di questo premio. Sì, sì, praticamente Mauro, diciamo che questo è un traguardo per me e volevo anzi ringraziare la DC che... La DC, a parte che il PP. Pipì. No, capito. No, cosa? La DC non esiste più. Si chiama PP adesso. No, non il PP. No? Non il partito, Mauro. La DC, cioè l'associazione discografici di contrabbando. Di contrabbando. Sì. Cioè, fammi capire, questo è il premio per un milione di cassette vendute di contrabbando? Sì. Ma per favore, ma qua ci chiude la finanza. Se ci sente la finanza, viene qua e chiude le botteghe in un attimo. No, quella la finanza, veniva pure loro a comprare. Ma non è vero, non è vero. Guarda, si sono comprate almeno 500.000 cassette. Un milione di copie vendute. Sì, è la metà la finanza. Era, sì. Hai sbagliato divisa, somigliava vagamente. No, guarda, che uno della finanza ha detto tu sei the king of the bunker. Addirittura, va bene, avrei sbagliato troppo. Voglio andare a vivere in campagna. Voglio la Ruggiano. Scippatore, per favore, che cos'è il casino di... Non lo so, Sanremo? Sì, no, questa è la canzone che avevo scritto per Toto e Teta e poi è rimasta tutto. Ah, è tua? Cioè, complimenti. Veramente ti sei superato. Grazie. Fa parte della tua prossima raccolta su cassette di contrabbando. Complimenti, va bene.